testimonianze, oltre che una descrizione di tutto quello che è il diabete visto nell'ambito dell'igiene naturale, nell'ambito della nuova medicina germanica, nell'ambito dell'igiene naturale. Quindi ho affrontato il diabete da tre versanti per meglio far capire che cosa è e come intervenire, senza per questo dire io ho la verità in tasca. Io quello che vedo, vedo persone che continuano a uscire dal diabete e stare da Dio. Ecco qua il primo. Angelo, 90 unità di insulina al giorno, vegetariano da 20 anni. Era obeso perché era il classico vegetariano che ha eliminato le proteine animali, tra virgolette, abbondava di cereali raffinati e latticini, le due cose più deleterie in assoluto. Infatti era arrivato a essere obeso, si è trovato il diabete dopo 23 anni di vegetarianesimo. Bene, messo in discussione per lo stile di vita, si è tirato sulle maniche, fatto 3 mesi di crudismo, quindi solo alimenti crudi, poi ha fatto rientrare i cotti, ovvio, e questo è il risultato. Ho buttato via l'insulina dopo ben 12 anni e perso 25 kg nel giro di circa 3 mesi. Però è diventato cieco, non qua alle lenti. È lo stesso. Questo è Ermanno, 25 unità al giorno, 3 infarti, questo è quello che dicevo prima con la valigetta di farmaci, il fluidificante, quello che doveva subire l'operazione per riaprire la carotide perché era chiusa, 16 anni di insulina, 3 infarti preso per i capelli, eccolo qua ad oggi, 23 kg meno, sta divinamente, va in giro a fare tutti i congressi di sto mondo. Non gli ho detto che veniva a Roma perché forse era in grado anche di venire qua col suo camper, ed è completamente rinato. È l'ultima visita che ha fatto dal centro diabetologico di 2 settimane fa, l'hanno mandato via dicendo che non aveva più bisogno di essere seguito con l'iscrizione, attenzione che è storica questa, solo con il regime dietetico, hanno dovuto scrivere con il referto, ed è meraviglioso perché è la prima volta che capita, hanno dovuto confermare perché aveva le cliccate straordinariamente perfette dopo anni, e il cardiologo continua a fargli la visita ed è perfetto, non ha più niente e ha buttato via una 15ina di farmaci. Giorgio, 112 kg, classico diabete tipo 2, 40 anni, sentirli tutti, ad oggi adesso ne ha 74, pesa 73 kg, è diventato prima vegetariano e poi ha visto che col vegano non ce n'è per nessuno, adesso è vegano. 74 anni, io lo vedo ringiovanire ogni volta, è incredibile, la pelle, perché si vede dalla pelle chi mette in atto il cambiamento, la pelle cambia colore perché cambia il sangue e il sangue si riflette poi nella condizione dell'incarnato ed è veramente ringiovanito, sono fatto il raffronto, quasi passati 34 anni rispetto a questo, però è in super forma e non usa più niente. Diabetico da 125 unità al giorno, tantissime, vedete già quasi con sul piede sua fossa, oggi 36 kg meno, 35 kg meno e mi pare 24 cm meno di giro vita, anche qui modificando il proprio stile di vita. Ok? Quindi ho concluso sempre con la frase del grande Paracelso, perché questa è meravigliosa. Nessun medico può dire che una malattia è incurabile. Affermarlo è come offendere Dio, la natura e il creato. Non esiste malattia, per quanto terribile possa essere, per la quale Dio non abbia una cura corrispondente. E qua io ci credo fino alla fine. È ovvio che se noi cresciamo con la convinzione e la credenza, e qui l'epigenetica lo spiega bene, se noi siamo convinti che il diabete è incurabile, sarà incurabile per noi. Quindi fate molta attenzione anche a quello che è il vostro mondo dei pensieri, perché possono creare veramente dei mostri difficilmente da scardinare poi. E questo rientra negli aspetti più importanti, vabbè, qua la cliccata di Ermanno che non ci interessa. Adesso io bevo perché sono in acidosi.